Buongiorno a tutte e tutti. Il bilancio di questo trimestre, primo trimestre del 2130, può essere considerato positivo. Nel nostro adorato quartiere Vilfredi siamo riusciti a raggiungere la quota dei nuovi alberi piantati senza troppi problemi, così come previsto dalle tabelle del Ministero delle Foreste dello scorso anno. Un bell'applauso sarebbe gradito. Grazie. Beh, avevo bisogno di sentire il vostro entusiasmo per presentarvi la prima proposta all'ordine del giorno. Cambiare il nome di via Cosimo il Vecchio, dove ci troviamo adesso, in via dei Tigli. Signore, signori, vi prego, ascoltatemi prima di giudicare. In primis, in quanto madrina degli alberi del quartiere, voglio farvi notare che questo cambiamento non farebbe altro che fotografare una situazione di fatto. Gli alberi della nostra strada, i tigli della nostra strada, sono uno dei vanti dell'intera città. La loro riproduzione in 24D a Palazzo Vecchio, l'opera del grande artista internazionale Kabayashi, li ha resi famosi in tutto il mondo. E poi diciamocelo, non sono più solo dei semplici alberi, ornamenti colorati che abbelliscono il panorama urbano. No, no, sono dei veri e propri cittadini fiorentini, come me, come voi. Con un nome, con una storia, con un documento d'identità. Devo forse ricordarvi che la Carta degli Alberi, votata all'unanimità dalle Nazioni Unite 50 anni fa, è stata importante tanto quanto la scoperta dell'America. A seconda della stanza si passa dagli 8 ai 17 kg di metano prodotto ogni giorno, innaffiato da due pinte di urina, quasi un litro e mezzo in 24 ore. Siamo all'apocalisse. La terra marrone, il cielo nero, invaso da zanzare che planano a battaglioni diffondendo malattie come il tetano, come il tifo. Altro che l'inferno di Dante. Ecco, io penso che l'asino all'insù, tipico degli anglosassoni, forse nasce proprio in quel periodo. Dal disperato tentativo di prendere una boccata d'aria un po' più in alto, insomma. La collettività corre ai ripari. Nascono nuove professioni come il crossing sweeper, cioè lo spalatore di attraversamento. Quando un lord oppure una lady indugiano all'idea di attraversare quella strada lorda, ecco che lui accorre offrendo per pochi scellini l'opera della sua ramazza. Sotto i cui colpi il letame si aprirà, lasciandoli passare come le acque del Mar Rosso si aprirono davanti agli ebrei in fuga. Spalla oggi, spalla domani. Ma che cosa riserva il futuro? Un articolo del Times del 1894 lancia l'allarme. Tra 50 anni il letame nelle strade inglesi raggiungerà l'altezza di 2 metri e mezzo. Poi gli inglesi diventano altri 4 metri o sono destinati alla fine. Un'emergenza sanitaria ed ambientale clamorosa. L'umanità galoppa, è proprio il caso di dirlo, verso la catastrofe. Poi, il miracolo. Signore e signori, sul terreno di gioco è entrato Henry Ford. Il vecchio Henry Ford, un genio degli affari e dalle discutibili simpatie naziste. Risultati cui sono giunto insieme a un gruppo di colleghi ricercatori, vorrei condividere con voi un pensiero maturato da tempo. Il grande rischio di noi scienziati è l'isolamento. Dedichiamo talmente tanti anni del nostro tempo allo studio che finiamo per considerare le conclusioni delle ricerche come chiare, come autoevidenti, e siamo tentati di credere che come lo sono per noi, lo siano per tutti e che tutti debbano averle a cuore, così come le abbiamo noi. Non è una forma di superbia, è un'inclinazione del tutto umana.